Fratelli e sorelle, in un momento difficile, difficile perché abbiamo visto cosa sta succedendo in Francia. Io in questo momento sono a casa, sono tornata da fare la spesa, sono uscita con l'hijab, per mia scelta. Però in questo momento difficile volevo parlare della possibilità di pace. Il Crislam può essere una risposta all'odio diffuso, all'ostilità reciproca che si sta diffondendo tra cristiani e musulmani. Perché da una parte vi sono le vignette satiriche dei francesi sul profeta Maometto. Secondo me sono da condannare, non è giusto denigrare la religione degli altri. Però da condannare naturalmente non con atti terroristici, ma tramite proteste pacifiche, tramite lettere e giornali. Nel video che uscirà più tardi, in cui parlo della Jihad, io dico che la vera Jihad fu quella che combatté Martin Luther King e Gandhi. Loro sarebbero l'esempio da seguire, cosa che questi terroristi dell'ISIS, di Al-Qaeda o radicalizzati islamici, che sono ignoranti anche del Corano, non capiscono. Quindi è sbagliato le vignette sul profeta, è sbagliato, anzi è orribile, è da condannare totalmente questi atti di terrorismo, barbarie. Non siamo nel Medioevo, siamo nel 2021 quasi, ancora no. Quindi ciò che voglio dire è, più tardi farò un video speciale, il Crislam può essere una risposta, una parola in comune tra noi e voi, cioè tra cristianesimo e Islam. Infatti il Crislam è metà cristianesimo e metà Islam. È la risposta a tutto, la risposta a un odio che sta infiammando l'Occidente e anche l'Oriente. Quindi il Crislam è il terreno d'incontro. Allora io vorrei proporre una preghiera, la Sura Al-Allah, l'Altissimo, in nome di Allah, il compassionevole e il misericordioso, glorifica il nome del tuo Signore, l'Altissimo, colui che ha creato e dato forma armoniosa, colui che ha decretato e guidato, colui che fa germinare i pascoli e ne fa poi fieno scuro, quindi tutto do lo dobbiamo a Dio. Ti faremo recitare il Corano, non dimenticherai se non ciò che Allah vuole, egli conosce il palese e l'occulto. Ti faciliteremo la via più facile, ricorda che il ricordo è utile, se ne ricorderà chi teme Allah e solo il malvagio se ne allontanerà. Brucerà nel fuoco più grande, in cui non morrà e non vivrà. Avrà successo chi si sarà purificato, avrà ricordato il nome di Allah e assolto all'orazione. Ma voi preferite la vita terrena, mentre l'altra è migliore e più duratura. In verità c'è nei fogli antichi, fogli di Abramo e di Mosè. Quindi, dopo aver letto questo, in particolare mi rivolgo ai fratelli musulmani, questa sura fa capire che il giudizio ultimo spetta a Dio. Se quel professore in Francia aveva fatto delle vignette sul profeta Maometto, con che diritto quell'uomo, quel terrorista è andato a decapitarlo? È qualcosa di abominevole agli occhi di Dio e degli uomini. Perché qua dice che il giudizio ultimo spetta a Dio. La sura è chiara. Quindi una parola in comune tra noi e voi. Ricorda Israele, il Signore tuo Dio è uno, non avrai altro Dio all'infuori di me. Questo disse Dio quando si presentò a Mosè sul Sinai: io sono colui che sono. Il Crislam è il punto di incrocio tra tre religioni. Noi recitiamo il Padre Nostro, recitiamo il Corano, noi crediamo che cristianesimo e Islam possano vivere insieme in una stessa religione. Noi siamo il Crislam, siamo Islam e cristianesimo. E diciamo che pensiamo che il giudizio vada affidato a Dio. I terroristi sono da condannare. Se qualcuno fa le vignette satiriche sul profeta Maometto, affidate a Dio, sarà Dio a giudicarlo. Quello che voi avete fatto, mi rivolgo ai terroristi, è una cosa abominevole agli occhi di Dio. Siete voi che brucerete all'inferno. Voi siete come quei malvagi che bruceranno nel fuoco più grande, in cui non morrete e non vivrete. Quel professore che è morto, anche se aveva sbagliato, avrà guadagnato il paradiso. È lui il vero martire in questo caso. Voi ne avete fatto un martire. Quindi riflettete prima di aderire al fanatismo, al fondamentalismo. Affidatevi a Dio. Il giudizio ultimo spetta a Dio. Con questo è tutto, vi saluto.